Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenutissimi in questo nuovo video dove parleremo, o meglio dove vi mostrerò insieme, come sapete, a una super persona speciale che mi avete richiesto in tanti, i personaggi del film cartoon del momento, ovvero Toy Story 4, uscito al cinema il 29 giugno scorso, che io ho avuto la possibilità di vedere ieri. Naturalmente non vi spoilererò niente, assolutamente niente, perché vi consiglio per l'appunto di andare insieme ai vostri genitori, insieme ai vostri amici, con chiunque, a vederlo, perché è davvero un bellissimo film, d'altronde come tutti gli altri tre. Toy Story 3 appunto aveva effettivamente chiuso il cerchio, aveva portato i giocattoli al compimento del proprio iter, in quanto il loro padrone, che come chi conosce la saga di Toy Story sa benissimo, si chiama Andy, e così ha avuto ormai da diciamo non utilizzare più questi giocattoli e sembrava dover tutto ricominciare da capo con una nuova bambina. Però nessuno, diciamo, si aspettava un quarto film, o meglio, diciamo che per i più non era necessario, ma il grandissimo successo che ha avuto Toy Story 3 e il numero di incassi pazzesco non poteva lasciare indifferenti. E infatti ecco arrivato Toy Story 4, dove questa volta però in maniera davvero fantastica, e ripeto non vi spoilererò niente, si esplora questa volta però il mondo dei giocattoli e quindi non più il loro attaccamento nei confronti di Andy, e per la prima volta soprattutto si parla della loro possibile libertà. Ma quest'oggi conosceremo tutte le minifigure di Toy Story 4 edite dalla Mattel, che potete trovare in edicola. Adesso sigla e poi so che siete curiosissimi di spacchettarle insieme a me e al prof d'inglese. A fra poco, sigla! Ed eccoci qua amici in postazione per vedere l'intera box dei nostri minis di Toy Story 4, che come vi ho detto prima sono editi dalla Mattel per bambini dai 3 anni in su, e li trovate in edicola insieme alla rivista direttamente allegata alla blind bag al prezzo di 2,99 euro. All'interno di questa box ci sono sia le blind bag rosse, che riguardano la serie 2, che le blind bag blu, che invece riguardano, come vedete, la serie 1. Quindi tantissimi personaggi tutti da collezionare. Andiamo ancora a vedere com'è composta per l'appunto la box. Qui dietro i personaggi carinissimi appunto di questa serie, ovvero Bunny e Ducky, che stanno sempre insieme. E poi qua dietro, proprio nella scatola, vediamo una vera e propria checklist dove sono presenti per l'appunto tutti i personaggi che possiamo collezionare, attraverso i quali appunto possiamo rivivere l'avventura di Toy Story 4. Abbiamo il bellissimo Buzz Lightyear, che è un giocattolo a forma spaziale che raffigura un astronauta presente in tutte e 4 le serie. Abbiamo poi Woody, che è il giocattolo preferito di Andy, lo sceriffo in stile western, è innamorato di lei, di Bo Peep, che è la più nota, è più nota come Bo, e sarebbe un giocattolo di Molly, ovvero la sorella di Andy, ma che poi vedremo che interagirà con tutti i giocattoli. Abbiamo poi Duke Kaboom, che è un personaggio già presente negli Incredibili 2, è uno stuntman giocattolo che un po' ricorda la figura storica, per chi la conosce, di Super Dave Osborne. Abbiamo poi Forky, che è il personaggio, diciamo, più simpatico di Toy Story 4, ha la forma diciamo di una forchetta cucchiaio giocattolo e appare proprio per la prima volta in questa serie.
Poi abbiamo Jiggle Mac di Impulse, che è l'adorabile giocattolo più piccolo apparso sinora nella storia di Toy Story, ed è basato appunto sulle Polly Pocket, le bellissime miniature che chi è come me degli anni 80 conosce perché sono nate per l'appunto alla fine di quegli anni. Abbiamo poi il bellissimo Splinky, un cane a molla giocattolo che è un segugio molto fedele a tutti gli altri giochi di Andy. Poi abbiamo RC, la macchinetta telecomandata appunto di Andy, che tutti utilizzano per spostarsi sempre più velocemente. Poi abbiamo la bellissima Mr. Prickles, lei è davvero carina, guardate poi com'è vestita, è un delizioso riccio molto coccoloso che è già apparso in Toy Story 3. Poi abbiamo, guardatela che carina, Jessie, che è la cowgirl di Pets, appunto della stessa linea di Woody. Poi c'è lui, naturalmente, l'unicorno di Toy Story, il cono di panna, il tenerissimo unicorno appunto del colore della neve, come vedete, con dei dettagli oro e rosa. Abbiamo poi anche Barbie, guardatela quanto è carina lei. Anch'essa appartiene a Molly, la sorella di Andy, nelle altre serie si unisce appunto dopo essere stata abbandonata da Molly agli altri giocattoli. Poi c'è il carinissimo Rex, che è un Tyrannosaurus che soffre di ansia proprio per il timore di non fare abbastanza paura come un vero dinosauro, quindi ha paura che insomma Andy regalino un vero e proprio dinosauro che lo sostituisca. Abbiamo poi i due personaggi che potremo definire horror della serie, ovvero Doofus e Benson, veri e propri appunto elementi horror, e dei pupazzi ventriloqui inanimati. Abbiamo poi di nuovo Bo Peep in un'altra versione, Combat Carl, anch'esso elemento horror di questa serie, e poi i bellissimi Ducky e Bunny, loro sono veramente inseparabili in Toy Story 4, sono due peluche, una papera e un coniglio, che fanno parte dei premi di Luna Park e diventeranno amici di Buzz e lo seguiranno appunto nella sua avventura. Poi abbiamo Pearl's Eye, che è un bellissimo cavallo giocattolo western, anche lui molto amico di Jessie e Woody. E poi alla fine abbiamo la nostra Gabby. Lei è l'antagonista principale, direi, di questo film e vive appunto in un emporio con dei pupazzi da ventriloquo, ovvero appunto i Benson. Come abbiamo detto prima, adesso vado dal mio amico esperto in lingua inglese e insieme spacchettiamo tutte queste bellissime Blind Bats serie 1 e 2, edite, vi ricordo, della Mattel di Toy Story 4. Ciao ragazzi, sì, ciao ragazzi. Dai, non iniziare, seriamente. Sei pronto? Sì. Saluta. Ciao ragazzi. Top. Allora, ho paura a salutare perché nel video precedente... Infatti non devi, basta. Pronti? Eccoci ragazzi, qua insieme al nostro maestro d'inglese che ha paura a salutare. Dai, puoi salutare. Hi guys. No. Eccoci qua, no, amici, insieme ovviamente a spacchettare insieme, come vedete, tutte queste mini figures di Toy Story 4. Vi ricordo che sono edite dalla Mattel e le trovate al prezzo di 2,99 euro in edicola. La Blind Bag è provvista di rivista. Faccio anche la prima. Io non so cosa devo dire. Cioè, fare un video con lui è proprio... No, sono rimasto traumatizzato dal video precedente, ho paura pure di respirare. Allora, quindi, ovviamente, noi abbiamo la blind rivolta verso contrario, quindi non sappiamo se ci capiterà o la prima serie, che è quella blu, oppure quella... oppure la seconda serie, che invece è quella... Toy Story 4. Ah, quella rossa. Ok.
Quindi, inizia per primo? Io. Vai. Allora, ma devo leggere anche i nomi in inglese poi. Certo, quello è il tuo compito. Allora, innanzitutto, che serie ti è capitata? Blu. A vedere Blu, quindi la? Seconda. La prima. Ok, prima serie. Ok, quindi dentro che cosa c'è? Il mini book. Mini tunes. No, mini book, qua adesso che mini tunes. Ok. Dobbiamo fare? Spacchettarla. Ok. Spacchettamento. Sullo spacchettamento sono bravo. E anche in inglese. Allora, proviamo. Come si chiama questo? Mini tunes. Adoro. Questa è una blind bag. È una blind blade. Bag. Ecco, capito perché mi vuole fare il corso di inglese davanti a voi. Dentro ogni blind trovate il mini book, che non contiene, ragazzi, una checklist, ma bensì appunto la storia di Toy Story 4 per l'appunto. Vedete? Quindi è uguale in tutte le blind, ok? Adesso vediamo spacchettamento. Il personaggio. 1, 2, 3. Adoro il dinosauro Rex. Guarda che carino. Hi guys. Ecco, fine. Top, che carino. Io ho trovato seconda serie, quindi bustina, blind bag rossa. Come sempre, anche in questo caso, sempre il mini book e in questo caso sempre la storia al suo interno, quindi potete comprare la vostra blind bag o per voi se siete dei collezionisti o per i vostri bambini, in modo tale che poi possano in spiaggia leggere tranquillamente anche la rivista. Vediamo, ho fatto cadere Rex, vediamo chi ho trovato. Lei è Mr. Jiggle McDimples. Jiggle McDimples. E lei fa parte della famiglia delle Polly Pocket. Infatti, come vedete, è piccolissima. Piccolissima, un piccolo sergente. Assomiglia a Eugenie. Assomiglia un po' a Eugenie, vero? Tanto dopo vi faremo una carrellata di tutti i personaggi che abbiamo trovato. Qua non credo che regga perché ha i piedini troppo piccoli. Apri un'altra blind. Apri un'altra blind. Serie 2. Adori. Per niente. Troviamo sempre la storia. Il fumettino. Apriamo la nostra blind. Blind bag, blind, che significa bag. Busta chiusa perché non si può vedere il contenuto. Adoro. Chi è? Ho tolto il cowboy. Allora, lui è... Non mi ricordo il nome. Ma com'è? È il protagonista principale. Woody! Woody! È Woody! Passiamo ora Blu, quindi serie 1. Book. Abbiamo trovato. Ma vedi? Io chiudo gli occhi. Un altro. No. Adoro. Cioè io ti odio, c'è il cappellino dentro. No. Un doppione abbiamo trovato. Guardate, fa vedere l'altro. Guardate la bocca. Metti vicino. Allora non è stata una cavolata, bravo. Passiamo al prossimo pacchetto. Apriamo un'altra blind bag. Blind bag. Bag. Apriamo dentro. Devo dire il nome? Sì. Posso dirlo io il nome? Cioè, prima lo faccio vedere. Guardate cosa ho trovato. E si chiama Duke Kaboom. Ho detto bene? Sì. Duke Kaboom. Kaboom. Carino Duke. Adoro.
io spero di trovare cono di panna, ma mi sa... Io voglio trovare fantasmini. Allora, ho trovato il 6-2, quindi bustina rossa. Questo adorissimo Forky è il personaggio, come vi ho detto nella presentazione della box, caratteristico di Toy Story 4, che ha la forma di un cucchiaio, che forchetta, carino. Ed è il più simpatico dei personaggi di Toy Story 4. Four lo so dire in inglese. Passiamo all'ultimo. L'ultimo spacchettamento. Via allora, no. Box. Questo l'ho aperto subito. Ho trovato un altro fumetto, giusto? Sì, mini book con mini book con all'interno la storia. Serie rossa. Ok. Vedete? Quindi seconda serie. Al settimo ho imparato. All'ultimo sono diventato bravo. E troviamo carino Buzz Lightyear. Ho detto bene. Buzz Lightyear. Il nostro Astro Lightyear. Io ho detto Buzzy Lightyear. E si dice invece Buzzy Lightyear. Ok. Ragazzi, abbiamo trovato, allora, 3, 4, 5, 7 mini figures di Toy Story 4. Adesso ve le facciamo rivedere tutte. Quindi facciamo una bella carrellata. Applauso. Vai di carrellata. Go. Dopo questa carrellata, avete visto, sono davvero bellissime queste minifigures. Mi raccomando, vi consigliamo di andare a vedere Toy Story 4. Vi lascio qua nelle schede il trailer ufficiale del film, che ormai è uscito in tutte le sale, quindi in tutti i cinema italiani. Noi vi ringraziamo, io ringrazio soprattutto il mio prof d'inglese, che vedrete ovviamente spesso in questi video estivi. Vi mandiamo un bacione grandissimo e non ci vediamo presto, ma prestissimo. Ciao ragazzi, ciao.